Queste sono le Soconi Ride 17, queste sono le Soconi Triumph 21. Secondo noi sono delle scarpe fantastiche per correre a diversi ritmi. Ovviamente lascio la parola a Davide che ci racconta le differenze tra le due e ci darà qualche voto. Vestibilità, cominciamo dalla Ride 17, l'ho trovata un'ottima scarpa, soprattutto in questo periodo invernale, ha tenuto ben caldo il piede e comunque il numero è lo stesso su tutte le altre marche, quindi consiglierei lo stesso numero. Idem sulla Triumph 21, ottima tomaia sopra, ha tenuto ben caldo il piede, ma allo stesso tempo mi ha fatto traspirare bene con tutti questi forellini davanti. Gli darei comunque un 8 per la Ride 17 e un 7,5 per quella per la Triumph 21. All'acciatura mi è piaciuta tanto quella della Ride, però secondo me rispetto a quella della Triumph 21 non tantissimo perché la linguetta è meno paffuta rispetto a quella della Triumph e quando tiri tanti lacci ti dà un po' più fastidio tutta la zona davanti del piede, però comunque bene. Starei su un 6,5, mentre per la Triumph 21, sia per i lacci che per la linguetta molto robusta, direi un 8, 8,5. Come comfort e trasferabilità, tutte e due le scarpe molto simili da quel punto di vista lì. Direi starei su 7,5, 8 per tutte e due, non ho trovato grandi differenze. Il piede è stato sia al caldo, ma allo stesso tempo non mi ha fatto sudare tanto, né durante il giorno né alla sera quando era buio e freddo, quindi abbastanza simili da quel punto di vista qua. A livello di reattività, secondo me la Ride 17 è leggermente più dura, però allo stesso tempo reattiva, mentre la Triumph è leggermente più morbida e più, diciamo, cuscinetto rispetto alla Ride 17, nonostante ci hanno la stessa mescola, il Power Run Plus. No, non ho sinceramente capito come con le stesse intuersuola come fa una scarpa a essere più morbida e l'altra un po' più duretta, però comunque mi sono piaciute tutte e due, soprattutto la Ride per quelle corse durante la settimana e la Triumph per i lunghi che ti lascia un po' il piede più riposato, più rilassato. Come ammortizzazione, come detto prima, secondo me la Ride 17 è leggermente più duretta nella zona davanti soprattutto e anche nella zona mediale interna. Infatti secondo me la consiglio per i leggeri pronatori perché è comunque leggermente più dura dentro e non ti fa entrare tanto il piede. E per la Triumph 21 molto morbida, molto coccolosa e effetto cuscinetto top per i lunghi o per le corse svelte, ma che allo stesso tempo devono essere rigeneranti, vanno più che bene. Voto per l'ammortizzazione starei su un 7,5 per la Ride e un 8,5 abbondante per la Triumph 21. A livello di stabilità, tutte e due si sono comportate molto bene, secondo me è leggermente più stabile la Ride 17, anche perché è meno gonfia di schiuma dietro, mentre la Triumph 21 comunque molto stabile nonostante il drop elevato, però tutte e due molto stabili, starei su 7, 7,5 per la Triumph e 8, 8,5 per la Ride 17. Sì, si sentono tanti, 2 mm di differenza sulla Ride, soprattutto nelle corse più lunghe, il fatto che c'è meno drop, fai magari un po' più fatica, mentre sulla Triumph c'hai quella spinta di più di tallone che è leggermente più alta, c'è un comfort in più, però comunque la Ride davvero rispetto al modello prima ha fatto non uno, neanche due, ma ben 3 passi in avanti, secondo me. A livello di trazione, tutte e due hanno un ottimo grip, secondo me uno dei grip migliori in circolazione a livello di scarpa. Sono molto simili, mi sono piaciuti tutte e due, non vedo grandi differenze. Sì, diciamo nella Ride 17 c'è un po' più di schiuma esposta, bisognerà vedere magari dopo 500-600 km come si comporta, se rimane tanto intatta, mentre Saucony Triumph 21 è un po' più protetta, però comunque tutte e due ottimo grip, e sia sul bagnato che sull'asciutto, ma anche su piste bianche, su sterrato, direi top. Gli darei un 8,5 per tutte e due. A livello di durata, secondo me, nonostante la schiuma sia molto morbida e reattiva, possono durare tanto, soprattutto la Ride 17, qualcosina in più rispetto alla Triumph, ma comunque tutte e due le porterei sui 600-700 km, poi anche lì bisogna vedere un po' quanto pesate, però
per un peso medio sui 70 kg, 650, 750, questo range qua secondo me è ottimale. Mentre se pesate un po' di più, over 85, comunque over 80, qualcosina in meno, ma comunque 600 km li fanno tutte e due. Ma io non ho trovato questo problema, anzi sulla Triumph 20 che ho provato, il modello prima della 21, sentivo un po' la parte davanti leggermente più stretta e più corta rispetto al modello nuovo, e lì sì, magari si consumava un po' prima, però nella 21 è comunque molto, molto morbido, molto coccoloso, anche nella Ride 17 non ho trovato nessun problema né di rottura né di consumazione elevata. Qua davanti, nonostante tutti i chilometri che ci abbiamo fatto, sono comunque super intatte, quindi non è il mio caso questo. A livello di ritmi, allora, se fossi un amatore medio come rotazione durante la settimana, userei le ride per quei lenti normali, tranquilli. Direi dai 4 in su si possono utilizzare, magari per qualche amatore medio, anche magari qualche variazione più, può andare più che bene. Mentre per la Triumph 21 la userei alla domenica per il lungo, o comunque magari il giorno dopo le ripetute o qualche allenamento importante, perché è molto coccolosa e super morbida, ti rilascia tutto bene il piede, ti rilassa bene tutto. Quindi questa durante i lenti normali, mentre la Triumph 21 lunghi e corse rigeneranti. Però allo stesso tempo, per un amatore che comunque si allena 3-4 volte, magari anche 2, questa diciamo è una scarpa secondo me all around, può fare un po' tutto, dai ritmi più elevati ai ritmi più lenti. Secondo me, se si prova a portarla a 3.30, io ci ho provato, comunque spinge, non c'è nessun tipo di problema, e anche sui ritmi super lenti, anzi tanta roba. Quindi se la scarpa da portare in vacanza, tra le due sceglierei la Triumph 21. A livello di prezzi, la Ride 17 comunque, nonostante appena uscita, molto competitiva, nel senso che non è uscita a prezzi super elevati come quando è uscita la Triumph 21. La consiglierei sicuramente, la Ride 17, anche perché non costa tantissimo, leggermente meno rispetto a tutte le altre scarpe sul mercato. E anche comunque la Triumph 21, oramai è uscita da un po' di mesi, si può trovare a super grandi prezzi, anche con questi periodi di saldi. Se fossi un amatore che comunque vuole risparmiare, non vuole spendere tanto, anche perché comunque corre poco durante la settimana, consiglierei comunque il modello prima della Triumph 21, la Triumph 20, perché comunque costa ancora di meno. Ho visto l'altro giorno, comunque qualche scarpa si può trovare su qualche sito sui 70, 80, 85 euro, che secondo me per una scarpa come la Triumph 20, che è comunque molto simile alla 21, è un ottimo affare, quindi consiglierei la Triumph 20. Ride 16 diciamo che non la consiglierei tanto, anche perché comunque non costa poi così tanto meno rispetto alla 17, per i 3 passi in avanti che hanno fatto davvero. Non consiglierei la 16, ma anzi la 17 è super confortevole, tutta un'altra scarpa rispetto alla 16. In sintesi, comunque, bene, queste due scarpe mi sono piaciute tanto, sicuramente le metterò nella mia rotazione, sono un super appassionato al marchio Saucony, quindi davvero super modelli, sono davvero contento che hanno evoluto una scarpa che già era comunque buona, ma con questa nuova mescola, il Power Run Plus, su una scarpa da lento è tanta tanta roba. Brava Saucony. Adesso sono curioso di provare le nuove Saucony chiodate da pista e speriamo che con quelle facciamo il minimo e voliamo agli italiani, dai, speriamo, sono curioso. Nei prossimi giorni faremo ulteriori recensioni di confronto, scriveteci qua sotto quali vorreste vedere, comunque sono scarpe davvero eccezionali. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima.